c'ha la parola chiave per far, diciamo, crescere il giornalismo oggi? L'essenziale, perché oggi ognuno di noi può usare gli strumenti di comunicazione che prima erano riservati a pochi, no? Ognuno di noi, come stai facendo tu adesso, può prendere una telecamera e riprendere, può scrivere, andare in diretta mondiale. Allora, che cos'è che va a differenziare una comunicazione giornalistica? Il modo in cui è stata fatta, il modo in cui nasce, la verifica delle fonti, gli aggiornamenti, l'adesione a una carta di valori. E dobbiamo mettere la cucina a vista, dobbiamo far capire che il giornalismo è il suo processo, è il suo metodo, e quindi rendere palese questo metodo in tutto quello che facciamo. E credo che questa sia la chiave per salvarlo. È molto importante l'accento che lei mette ogni volta sulle connessioni che riusciamo a creare tra i racconti delle notizie che facciamo. Cosa vuol dire? Vuol dire abilitare dei percorsi che servono proprio per fare in modo che le persone che ci leggano possano verificare le fonti alle quali attingiamo, ma anche contestualizzare, far capire la prospettiva che ci porta a dire certe cose. Significa immergere queste cose in reti di relazioni. Perché c'è così poca fiducia nei giornalisti oggi? E perché questa fiducia incide anche nella qualità della nostra vita democratica? Beh, c'è poca fiducia nei noi giornalisti perché abbiamo pensato di poterla ottenere semplicemente perché siamo giornalisti e abbiamo una tessera. Invece, oggi questo non basta, non vuol dire. Noi siamo giornalisti perché facciamo le cose in un certo modo e questo modo deve essere reso palese. E poi perché sia importante per la democrazia? Oddio, mi sembra una cosa abbastanza ovvia, perché se noi non siamo in grado di prendere le persone che hanno in mano le leve del potere e fare loro le pulci e chiamarle a rispondere delle proprie azioni, e se non siamo soprattutto in grado di immaginare il futuro, di capire come le cose possono essere cambiate, probabilmente non siamo nemmeno in grado di incidere sulla realtà.